Max Vicari, Radio Catania. Buongiorno Presidente. Buongiorno, ex Presidente, prego. Ex Presidente. Innanzitutto le dico che sono molto rammaricato, molto molto molto. Però detto questo, io vorrei fare una domanda che si riferisce al futuro. Lei sa benissimo che il rapporto fra la società e la piazza, i giornalisti, i tifosi, negli ultimi anni è stato, a mio parere, curato in maniera assolutamente deficitaria, da parte, naturalmente come strategia della società. Nel caso in cui non si venisse a verificare l'ipotesi di cessione della società con questa cordata o con eventuali altri acquirenti, lei come pensa di sviluppare, se ha già un'idea, il recupero di, questo rapporto, in considerazione anche il fatto che ovviamente i tifosi, anche in relazione al fatto che sono successi questi accadimenti, ovviamente non hanno più fiducia nella società, ecco, e nel Presidente Pugliese. Certo, sono un piccolo particolare, come ho detto, l'esame perfetto, condivisibile, c'è un piccolo particolare. Io non sono più, non faccio più parte della società, quindi ci sarà un amministratore unico, già c'è, se dovesse rimanere questa proprietà, ci saranno le persone che dovranno curare questi rapporti con la stampa e con la tifoseria. Ripeto, i due ostacoli, eravamo io e Pablo Cosentino, non ci siamo più. Ma un giudizio, ex Presidente, un giudizio su quello che è accaduto negli ultimi due anni, alla luce di quello che è successo è facile dare un giudizio, no? Quindi è un giudizio negativo sull'operato della società. Poi magari, sai, oggi parlare di fronte a questi fatti si arriva subito a una conclusione, poi magari le cose non sono esattamente in quel modo, quindi si prende atto di quella che è la realtà e per il futuro, ripeto, nel rapporto, e questo ce l'ha da vedere con i tifosi, non esserci più le due persone che avevano creato gli ostacoli con la stampa, con i tifosi e con tutto il resto, credo che tutto possa essere fatto in maniera più, assolutamente più serena, e tutte le persone si possono di nuovo aggregare e avvicinare, giornalisti compresi, alla nuova o vecchia, tra virgolette, società, comunque senza queste due persone. Presidente, Valentina Mamino, sesta rete, Ida Sport Press. Al di là dei fatti legati chiaramente alla bufera giudiziaria, ripercorrendo questi ultimi anni, cosa sicuramente non rifarebbe con certezza, se c'è qualcosa appunto che non rifarebbe, e soprattutto se adesso lucidamente riesce magari a capire cosa è mancato al Catania negli ultimi due anni? Io non metterei più la passione fuori che ho messo, questo non rifarebbe, perché questo mi ha portato a sbagliare. Questa è la cosa che mi rimprovero, non sono stato freddo fino a tal punto di poter capire dove arrivava la passione, l'amore per questa maglia, per questa squadra, e dove invece stava la ragione e tutto il resto. Non sono stato abbastanza freddo, quindi cercherei di migliorare sotto questo aspetto, cioè essere un po' più cinico. Sono stato troppo innamorato di questa squadra e di questa maglia. Che cosa è mancato negli ultimi due anni? No, lo so dire, perché ripeto, io pensavo, attraverso, diciamo, questi sentimenti che ho provato e provo tuttora, pensavo di aver fatto tutto bene, evidentemente ho fatto errori, e quindi oggi non lo so, troppo presto per dire quali sono stati gli errori, non riesco a fare un'analisi invece dove ho sbagliato. Sicuramente l'ho fatto per eccesso di amore, e questo non ci trovo. Andrea Cuscola, sotto il vulcano.net. Una domanda per chiarire un passaggio che forse si è perso nei giorni scorsi. Dopo il primo interrogatorio, e il ritorno ovviamente all'inchiesta, dopo il primo interrogatorio di garanzia, era uscita una nota, credo dei suoi legali, in cui emergeva l'ammissione di un esborso di denaro per indirizzare, diciamo così, dei risultati in maniera positiva per il Catania. Però secondo degli casi. Sì. Ecco, però poi allo stesso tempo si diceva in questa nota che rispetto al collegamento con l'esborso di denaro, i risultati delle partite non avevano un diretto collegamento con questo antefatto, anche se poi di fatto, almeno per la maggior parte delle partite che sono sotto indagine, tutti i risultati positivi, vittoria del Catania,
E quindi come si spiega questa contraddizione che poi è uscita ma si è persa poi così nel corso delle settimane tra le varie dichiarazioni? Perché rispetto ad un esborso per dei risultati positivi che poi si sono verificati, qual è la contraddizione in termini? Io credo che intanto non è esattamente così, se bisogna guardare le partite, per fare la partita diciamo in questione c'è anche quella per esempio con Livorno, c'è anche quella, ce ne sono altre, non mi ricordo, c'è quella con Latina, dove chiaramente si capisce che è una truffa in Italia, e quella con la Ternana lo stesso, per cui non c'è nessuna, cioè il mio rapporto è con De Carli, io non so cosa succedeva dopo De Carli, poi l'ho visto dall'intercettazione, esattamente come avete fatto voi, il mio rapporto veniva là, quindi io non so se poi effettivamente queste partite siano state aggiustate. Se leggo le carte vedo che non c'è nessun coinvolgimento di nessun giocatore. Quindi voglio dire. C'è risultati sul campo. Credo risultati acquisiti sul campo dalla prestazione. Assolutamente, risultati acquisiti sul campo dalla prestazione da Catania. E qua ci sarebbe anche la beffa. Alla fine. Del denaro riscosso e invece poi insomma il risultato ottenuto solo per dire. La classifica di Catania è veritiera e invece ci troviamo in una situazione dove il Catania rischia una sanzione disciplinare. Buonasera Presidente. Buonasera. Poco fa lei ha cominciato questa conferenza stampa dicendo che la squadra ufficialmente è in vendita. Man mano che trascorrono i minuti, io credo che comunque in lei, perché la conosco penso abbastanza bene, ci sia comunque un sentimento profondo, al di là del ruolo che lei riveste. Lei crede che è passata questa bufera che sta investendo un po' tutto l'ambiente in questo momento, questa società, lei poco fa ha detto si potrebbe continuare a lavorare fermo restando che presidente, amministratore e delegato non ci siano più. Lei pensa che sia possibile che passata questa bufera si possa ripartire, così come è accaduto anche con altre società? Ci sono anche degli esempi importanti comunque. Allora, io quello che mi auguro veramente è che ci sia qualcuno che rileva la società, l'ho detto e non so più in quale lingua dirlo, che veramente non ho, questa è la mia idea, io il mio ciclo l'ho chiuso a Catania e c'è qualcuno che deve rilevare la società, questo è quello che io, quindi continuerà lui poi a fare la strada, capito? Qualora questo non accade, Catania è regolarmente iscritto e quindi il Catania scenderà in campo e andrà avanti e farà i suoi campionati così come quello che succederà fra 3 anni o fra 4 anni, oggi per me non lo posso sapere, io vedo a breve e spero che qualcuno compri la società. Salve Presidente, Francesco Ricca, catanianel.com. Volevo chiedere proprio il suo trasporto che ha messo in questi 11 anni alla guida del Catania, ne ha già parlato e lo ha sottolineato. Le chiedo un'altra cosa perché ha sfiorato l'argomento, ha qualcosa, anche due parole da dire ai tifosi oggi? I tifosi, ripeto, io ho fatto tutto per l'amore della Maria, questo diciamo ho fatto da sempre, non da ora, l'ho fatto dal primo momento, poco fa, dicevo quando ho comprato il Catania da Cavucci non ho guardato neanche i numeri e questo è continuato sempre per tutti questi 11 anni, allora ho fatto degli errori, ho fatto delle cose belle, diciamo credo di essere stato un uomo e basta. Il momento più bello che posso chiedere, perché questi diciamo. Il momento più bello ce ne sono tanti, dai. Quasi 4-0 a Palermo, la vittoria come dico, tanti. Francesco Caruso, Gabriella Finocchiaro, Giovanni Finocchiaro, Antonella Gurrieri. Il valore della squadra, della società, quindi è quei 30 milioni? No. Questo è il valore che ho detto oggi, la società Calcio Catania ha un patrimonio netto di 30 milioni, non è il valore, lo so, non ho mai fatto un discorso di valore, io oggi per la prima volta ho detto chiaramente che tratto la vendita del Catania. Un'altra cosa, il rapporto con Cosentino era molto stretto, ci pare di capire, in questi 2 anni, no? Tant'è che è diventata amministrazione, sì. Cioè, è possibile immaginare che fosse all'oscuro di tutto quello che stava succedendo, cioè del coinvolgimento che De Carli avrebbe in qualche modo ispirato, e eccetera, eccetera? Sì, è possibile immaginare. E come si giustificherebbe, vista il rapporto stretto? Non lo so, però è possibile.
possibile immaginare che Pablo non sapesse nulla di questa storia. Sì, no, io le volevo chiedere questo, che rapporti ci sono adesso con lo Monaco e se un giorno ritornerete insieme, nel senso... I rapporti sono inesistenti e non c'è nessuna possibilità che noi si possa ritornare insieme. Credo che questo valga anche per lui, quindi nessun problema. Ho la lettera di minacce di morte per me e per la mia famiglia, era anonima. Credo che mi è arrivato un avviso che la scientifica sta facendo ora, sta lavorando sulle impronte digitali delle pallotte. Ma lei ha fatto nome e cognome a te? Io ho fatto nome e cognome dei precedenti episodi. Quella della pallotta è una lettera anonima che mi arriva, non è firmata naturalmente. E poi non ha avuto più altre minacce? No, siamo fermati là, ma siamo già a marzo. Credo. Sì, ancora io, Gianni Finocchiaro della Sicilia, le chiedo, lo stadio, che era un discorso che era avviato mostrando, pensando il terreno, mostrando progetto, discutendo quello che potesse essere il futuro del Catania, è una cosa che anche senza di lei potrebbe continuare o quel terreno rimane lì, ci mettiamo quattro impianti fotovoltaici e finisce? Abbiamo finito le domande, aspetta, no, non è che non devo io rispondere, voglio rispondere? Sì, sì. Abbiamo esaurito? Facciamo delle domande e poi parliamo di... mi rifai la domanda. La lasciamo per ultimo. Va bene? No, ti rispondo. Mandiamo la domanda. Però lasciamola per ultimo. Stefano Teri, Catanista. Salve, per quanto riguarda il discorso futuro, lei ha parlato già di un lavoro comunque da parte ovviamente dello staff per quella che può essere la programmazione, ma quanto è difficile da uno di calcio, dico con la tempistica anche allungata in base a tutto quello che è successo, poi affrontare come squadra la prossima stagione fra mercato e tutta la programmazione che ovviamente slitta? È un po' complicato anche perché noi oggi prendiamo anche da un processo sportivo, quindi non sappiamo quale sarà il nostro destino, quindi bisogna lavorare un po' al buio, però bisogna lavorare, bisogna mettere tutti nelle condizioni di poter affrontare il campionato l'anno prossimo, qualsiasi esso sia. Nel modo migliore. È successo anche ad altre squadre trovarsi per altri motivi in situazioni di questo genere, anche con risultati poi alla fine anche abbastanza positivi per loro. Ricordo vagamente il Vicenza, qualche altra situazione di questo genere che è successo negli anni passati. Per cui vediamo un attimino quello che succede. Ripeto, noi il minimo di programmazione questa società lo ha fatto e quindi andrà avanti. Ripeto, nell'attesa di poter avere risposte positive dalla cessione della società e poi si vedrà. Buonasera, Toni Nato, Calcio Quotidiano. Lei ha detto che Cosentino poteva essere allo scuro di tutto. In un'intercettazione si sente lei che parla con Cosentino, Dell'Icarri serve solo a questo. Cosentino poi ha detto, nel ruolo di direttore sportivo, lei ha detto che era il primo per poi comprare le partite, è credibile quello che ha detto? Se tu me la dici esatta, perché io la intercezione la conosco a memoria perché ho avuto il tempo di studiarle tutte, quindi tu stai dicendo una cosa che non è esattamente così. Io non dico serve, io dico serviva al passato, non dico serve. Comunque Cosentino ha detto che serviva effettivamente solo come direttore sportivo. E quindi? Qual è la scusa, non la capisco. Cosentino è al corrente. Serviva? Cosentino di cui è al corrente. Allora, per quello che mi ricordo... Prima poco fa ha detto che forse non era al corrente di quello che succedeva tra lei e Dell'Icarri. Sì. Da quella intercettazione si capisce l'argomento. Cioè, conosce l'argomento, Cosentino. Secondo me no. Sono sempre di questo. Quindi parlavate a vuoto, cioè parlavate così. Ma allora, quella intercettazione sono una parte di tutte le intercettazioni che sono state fatte tra me e Cosentino. Io penso che quando si arriverà al processo tra me e gli altri, degli altri no, tra me e Dell'Icarri per esempio, perché con gli altri non ho intercettazioni. Quando si arriverà al processo, io penso che in una fase prima del processo vedremo tutte le intercettazioni, perché può anche darsi che questa telefonata era seguita o era preceduta un'altra in cui si specificava l'argomento di cui stavamo parlando, poi magari ne viene presa una e ne viene messa l'altra, magari prima c'è tutto un ragionamento che poi porta a quella cosa. Quindi
un attimino poi vediamole queste cose. Certo, certo. No, qualche altra domanda volevo fare io. Innanzitutto, per quanto riguarda Wingett, sì. Noi un po' si rabbuia quando parliamo di Wingett, con Catania un po' più sorridente. La Guardia di Finanza, conosciamo un po' le carte, innanzitutto è stato interrogato per questa vicenda, perché mi pare che c'era un avviso di interrogatorio, l'inchiesta è un fine indagine, significa che hanno chiuso questa parte, oppure... è una legge che ce l'ha da 3 anni. Sì, sì, non dico, è un fine indagine, quindi ci saranno 20 giorni e poi la procura chiederà... Non mi è dato sapere. Credo che dopo 3 anni, per quanto riguarda Wingett, sì. Ci sono alcuni passaggi, sì. Tra l'altro nel comunicato fatto dalla Guardia di Finanza c'è mi pare che sia un accenno a un bilancio falso del 2005, certo. Poi c'è la cessione del marchio del Catania. C'è un marchio che viene pagato 10 milioni di euro, sì. Da una parte all'altra, sì. Questo secondo lei insomma erano fatti che dovevano inevitabilmente portare a un'inchiesta giudiziaria? Assolutamente no, è un fatto assolutamente lecito. Assolutamente. E la contestazione della Guardia di Finanza sui bilanci falsi del 2005? Ma è una contestazione. Avremmo modo di poterci difendere, no? Di poter dimostrare che quella contestazione secondo me noi non è esatta. Avremmo questa possibilità o no? No, certo, io volevo capire come c'è una contestazione. Al momento in cui avremo la possibilità di poter spiegare che come stanno le cose realmente per quanto ci riguarda, vi spiegheremo. Io ti posso dire che il discorso del marco è una cosa assolutamente lecita. Vabbè, non ci entro, poi eventualmente sarà altra sede per discutere di questo. Invece per quanto riguarda ancora l'inchiesta Treni del Gol, a un certo punto si parla di Catania-Bologna, sì. E ci sono due giocatori del Catania sospettati di avere, sì. Venduto la partita, cioè in pratica voi andavate a comprare i giocatori del Bologna, però vi accorgete che a un certo punto i vostri sono già stati acquistati o perlomeno c'è una trattativa. Come l'ha presa lei questa? Allora, questo discorso qua. Se guardiamo tutte le intercettazioni, che non le avete viste, diciamo tutte, le avete viste solo una parte, mi rendo conto che è anche un po' noioso leggere tutte le intercettazioni. Allora, c'è un discorso che Delvicari fa a me prima della partita con Bologna, dove dice, secondo lui, che noi dobbiamo intervenire sul Bologna perché gli altri stanno intervenendo sui nostri giocatori. Questo è il ragionamento che fa Delvicari per spingere a me a entrare anche in quel discorso di Bologna. Questo è il concetto. Sì. Tant'è questo è il discorso che due giocatori, credo, del Catania in quella partita non giocano. Ci siamo? Questo era il clima che si veniva a creare all'interno di questo discorso, che poi non dura 2 anni ma dura 2 mesi, questo clima di creare paura perché gli altri, cioè noi, cioè io, possa continuare a pagare. E guarda questo discorso qua, lui lo dice al telefono, quando parla con Liuzzo, io gli metto paura, lo dice lui, lo sto dicendo io. L'ultima cosa è chiusa, sì. Questa inchiesta è stata fatta un po', diciamo, in fretta e furia, quella della Procura della Repubblica di Catania, per una serie di motivi. Primo, perché il campionato era finito e bisognava agire in questo momento prima che iniziasse l'altro, insomma c'erano tempi tecnici per quanto riguarda, poi c'è stato il trasferimento del procuratore che inevitabilmente ha portato anche a un'accelerazione. E voi temete che ci possa essere una seconda tranche di questa indagine, perché a un certo punto si ferma questa indagine con la tentata truffa, con un riscontro, almeno un riscontro solo, con un giocatore può cadere tutto il suo ragionamento. Temete che ci possa essere una seconda tranche per quanto riguarda Treni del Gol? Ma guarda, intanto in questo momento prendiamo atto di quello che c'è e non c'è niente. Poi voglio dire, anzi ti do di più, che se hai letto tutto, ci sono 7-8 giocatori intercettati delle varie squadre con esito negativo. Cosa se hai letto tutta la giornata? Perfetto. Allora, voglio dire, magari, e mi riferisco alle ultime partite, magari. Ed erano i giocatori per cui si diceva che potevano in qualche modo
collaborare, no? Tutte queste esercitazioni hanno tutte esito negativo. Magari ci saranno altri riscontri su altri, io questo non lo posso sapere. Io ti ripeto, il mio interlocutore è Delli Carri. Io non so quello che succede dopo Delli Carri, non lo so, non ho idea. Come mai dopo un anno Pulvirenti, 10 mesi Pulvirenti parla oggi? Come mai oggi, nel giorno dell'appuntamento con Girlando e chi per lui? Ah, sei arrivato dopo? No, ho sentito questa cosa. Sì, forse all'inizio. No, perché ho detto che non entra. No. Quella me la riascolto. Non c'era un discorso di appuntamento, io dovevo, credo che era giusto dare ufficialmente l'inizio della alla mia, la decisione del mio gruppo di vendere il Catania. Ho dato una conferenza stampa aperta a tutti, alla città, e ho chiesto a Girlando, tramite il mio avvocato, di spostare di 4 ore l'appuntamento, cioè tempo di stasera, domani mattina. Da domani mattina in poi sono loro che hanno fissato giovedì, non sono stato io. Io ho detto giovedì mi sta benissimo, mercoledì mi sta benissimo. Perché oggi la conferenza? Non era più facile farla domani. Perché l'ho voluto fare oggi, cioè non è che c'è una strategia. Io pensavo che prima di iniziare a fare, anche perché potrebbe non esserci solo questa trattativa, io oggi ho ufficialmente comunicato che inizio a trattare la vendita del Catania. Da domani inizio le trattative. Girlando e il suo gruppo verrà giovedì, non è detto che domani io non ricevo un altro. Penso che sia una cosa assolutamente normale, limpida e chiarissima. Non c'è nessuna offesa da parte con nessuno e per nessun motivo. Presidente, da questa parte. Sì. Gianluca Muscuso, lo Sport Web. Tornando alle intercettazioni, volevo sapere, ma cosa c'entra il Calcio Catania con Gianluca Imbellizzeri? Allora, il Calcio Catania non c'entra nulla. Gianluca Imbellizzeri è amico mio da una vita, faceva il giocatore per quel passo, lo conosco. Ho spiegato chiaramente quali erano i nostri rapporti, in questo momento parlare di lui, che agli arresti domiciliari mi sembra eccessivo, ho spiegato esattamente e chiarito quali erano i nostri rapporti. Dato per ultimo, voglio prima di tutto dire una cosa, era un progetto che io a Sky avevo annunciato, prima che succedesse la bufera, qualche giorno prima mi ricordo, che avrei presentato alla città. Il progetto è pronto, io oggi alla fine di questa conferenza stampa ve lo presenterò. Voglio però precisare che non c'entra nulla con le trattative. Questo è un progetto che ha in pancia il Catania, che chiunque comprerà il Catania potrà utilizzarlo oppure prenderlo e buttarlo nel cestino della spazzatura, come vuole fare fa. Io questo era il Catania che pensavo io, e siccome ci ho lavorato, c'è un gruppo di persone che ci hanno lavorato a questo progetto, io stasera alla fine vi darò la brochure, ve la farò vedere, così rimarrà nella storia di questa, per i posteri. Però ripeto, non c'entra nulla con la cessione futura di quello che può essere il Catania. Questo, diciamo, è, lo vorrei chiarire, lo stiamo ripetendo per la seconda volta. Non voglio creare ostacoli a nessuno, lo metto qua e dentro la società lo si può prendere e buttare via. Non costa nulla, è a zero. Sì, il terreno proviene da Catania, il terreno è di proprietà, però si ci può fare anche la piantagione di agrumi, si può rivendere, cioè non è per forza, non deve fare per forza restare. Sì, e a settembre questo stadio, ci sono già gli esecutivi pronti di quello che vede dietro di me, e a settembre, fine settembre, andava presentato all'amministrazione comunale. Questo è il Catania che sognavo io, purtroppo non sono riuscito a farlo. Ma se resta lei come proprietario, questa possibilità ci può essere ancora. Se la proprietà resta questa, i clienti magari non lo raggiano, le prendono atto del fatto che è stata una minaccia di morte, le attenuanti vengono riconosciute, c'è una penalizzazione, cioè questo progetto potrà continuare? Assolutamente sì. Però possono continuarlo anche gli altri, non è per forza continuarlo io. Questo è, poi nella brochure di vedere tutti i dati di questo progetto, che è assolutamente all'avanguardia, è uno stadio tutto,
tutto in legno al 98% riciclabile ed è qualcosa di spettacolare. Ci hanno lavorato architetti giovani, 10 o 12 persone lavorano da un anno a questo progetto. 150 posti stati, finalmente. Questo è quello che rimane dentro, poi ripeto, può anche non essere più utilizzato, non c'entra nulla con la trattativa di vendita, assolutamente. Questa è la visione totale dell'area, con tutto quello che si poteva chiaramente realizzare. Si può. Buonasera a tutti, grazie.